Buongiorno, allora di nuovo alla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, benvenuta a Omnibus. Ci sente? Sento un audio, c'è qualcosa che Buongiorno, non va, buongiorno c'è a una voi. musica che non era prevista, diciamo. Ecco, allora lei ha detto ieri, ministro, non farò da tappezzeria se non ci sarà la regolarizzazione dei 600.000 migranti che sono necessari nell'agricoltura anche per mettere fine ai fenomeni di caporalato e di questo tipo e di sfruttamento, ma in particolare in questa situazione servono, è un settore in cui serve manodopera e lei dice bisogna regolarizzare, non basta salvare i raccolti. Allora è pronta appunto anche ad uscire dal governo su questa vicenda? Ma io sono pronta a fare quello che ho sempre fatto nella mia vita, a impegnarmi per portare in porto una soluzione di una questione che continuo a ritenere una questione dirimente, quella di affermare il diritto delle persone, la concorrenza leale tra le imprese e il rispetto della dignità umana. In questo caso noi parliamo di centinaia di migliaia di persone. Voglio chiarire, 600.000 persone non sono necessarie Ah, per vabbè, non il la posso settore applicare, non agricolo. avevo Nel settore capito. agricolo c'è Grazie. un'emergenza che le imprese hanno quantificato tra 270 e 350.000 persone. Non tutte queste persone vengono dal lavoro irregolare. Facciamo i conti anche con una difficoltà che è quella di far rientrare dall'estero le persone che lavoravano in modo stagionale, in modo particolare dai paesi dell'est, dalla Romania, dalla Polonia e così via dicendo. Poi ci sono tante lavoratrici e lavoratori che sono nel settore del badantato, nelle famiglie, che si occupano dei nostri anziani, dei nostri bambini. Allora, su questo noi dobbiamo dare una risposta che è una risposta di coerenza. Dobbiamo dare una risposta che sono permessi di lavoro stagionali e insieme a questo noi dobbiamo contrastare quel fenomeno che si chiama caporalato nelle campagne, si chiama caporalato anche nell'edilizia, che significa la vita delle persone nelle mani di criminali, perché quando c'è il caporale si trovano le condizioni che sono state scoperte dalla magistratura, badate bene, a Treviso ieri, in altre realtà nei giorni passati, dove ci sono lavoratori, in questo caso erano lavoratori pakistani, senza un permesso di soggiorno, che lavoravano 12 ore al giorno per pochi euro e che quando finivano di lavorare venivano nascosti in casolari dove non c'era acqua e non c'era luce. Io credo che questo governo e nessun governo che voglia fare riferimento alla civiltà può permettere una condizione di questo tipo. È evidente che se il governo si gira dall'altra parte di fronte ad una situazione così devastante, io sarei assolutamente inutile e sarei nel posto sbagliato. Ma le sembra che il governo, cioè in particolare che il Presidente del Consiglio si stia girando dall'altra parte, perché è chiaro, ci sono delle reazioni dei 5 Stelle, lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Crimi, che non ne vuole sapere, però volevo sapere, pare però, questo scrive il Foglio oggi, che nelle chat private c'è un'intervista a Steny di Piazza, in cui dice però in realtà sarebbe per la regolarizzazione nelle chat private, però le posizioni pubbliche sono per un no dei 5 Stelle. E che segnali ha avuto lei nella giornata clou, quella di ieri in cui è arrivata appunto a minacciare le dimissioni da Conte? Si sta girando dall'altra parte e il PD? No, da parte di Conte io spero che ci sia un lavoro che porti alla sintesi, perché questo è quello che deve fare il Presidente del Consiglio. Noi abbiamo lavorato, io ho posto il tema, l'ho posto da settimane, l'ho posto nelle riunioni di maggioranza, dopodiché abbiamo lavorato come ministeri. Mentre è stata raggiunta una sintesi che io considero utile con la ministra Lamorgese e anche con il ministro del Mezzogiorno, da parte
parte della Ministra del Lavoro trovo ancora una chiusura che davvero considero non di livello. Una chiusura perché qui non stiamo affrontando un tema in modo ideologico. Io quello che chiedo è di fare i conti con la realtà e sulla base di questo chiedo ovviamente al Presidente del Consiglio di farsi carico di individuare una sintesi con un'affermazione che voglio fare in modo chiaro. Non regolarizzare, non dare la possibilità alle imprese di individuare in modo regolare le persone per affrontare le prossime campagne di raccolta significa non farsi complice, significa essere protagonisti della permanenza del caporalato nelle nostre campagne. Tante aziende in Italia competono in modo regolare. Se non possono trovare la manodopera perché lo Stato non è in grado di mettere a loro disposizione una app, una piattaforma dove andare a trovare i lavoratori e le lavoratrici per assumerle in modo regolare, lo Stato si fa responsabile di un danno enorme. Senta, che è lei quello di non proposto, permettere una regolare campagna di raccolta. È chiaro, la sua opinione, la sua posizione.